Hub 529. Pure te mi sembrava che erano poche quelle che mi avevi detto. Nika? 1240. 1240 hai detto? Sì. Ok, Piero? 5353. Prende in giro? No. Pepe? Pepe sì. 6591. Ok. Peppus. Vai Peppus. 1515. Shamaron no. L'uomo col joystick, ragazzi. 1458. Eravamati a sco. Anche te mi prendi in giro. Prima erano 1600. Ragazzi, lo so. Ridere. Tommo? 6015. Ciao Paino. Ciao ragazzi, arrivo subito. Vito, vabbè, match. Club. Volpe? 70-50. Cosa? 70-50. 70-50. Watts? 2476. Basta, siamo noi, 20. No, 19, chi ho saltato? Mannaggia la madonna, lo sapevo che mancava uno. Chi è che me l'ha detto? Pepe, Peppus, Scott, Tommaso, Vito. Allora, Idro, Arco, Brian, Kalima, Dominio, c'è Guido, poi c'è Teo, poi c'è Iverson, poi c'è... Ah, Mark è andato sotto, Elisa... No, sì, poi... totale stavolta però. Sì, sì, ma comunque ci sta. Ci sta. Ok, quindi ora qui sono 20 cristiani. Un attimo, devo rilogga. Vai, 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 tranquillo. Ora, ragazzi, genero le squadre in questo modo. Buonasera Federico. Raga, io lo clicco qui a ruota e a un certo punto mi fermo. Quindi la chat mi spari un numero, la chat mi spari un numero. Allora, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eccole qua. Aspetta, P, deve ancora caricare in live, quindi aspetta un attimo per il risultato. Adesso sta scorrendo. Se apro la chat, Twitch mi implode il punto. Ok, penso sia fermato adesso. È destino, eh? È destino. Madonna! È destino, cioè. Vediamo se sono equilibrate, che vi conosco. Guido Robby, Camila Guido. Io, ragazzi, vi conosco e penso che sono abbastanza equilibrate. Ok, ragazzi. Picchiatelo. Beh, direi che... No, non lo dovete picchiare. Zombie, è vero. Allora, ora noi, ricordandovi il colore a cui siete nelle squadre, se zoomate indietro potete vedere qui che c'è un salotto, ognuno di colori diversi. Entrate nel vostro salotto, va bene? Okay. Vedete queste casse che ci sono tre casse. Dividetevi le cose, sono 5, ragazzi. C'è anche una cassa per il cibo. È tutto diviso in 5. E in ogni sacca c'è la vostra roba: 3 mannaie, una mazza da baseball, un'ascia, un mazzuolo di legno, 2 piedi di porco. Merda. Porca trolla, miseria. Cosa? No, ripeti un attimo. Cosa? Il cappello pesa 25 kg e dovete venire a depositare ogni volta il cappello che trovate qui sopra. Decidete chi guida. Decidete anche bene chi tiene il martello a demolizione e chi tiene la chiave della cassa. Ok? Okay. Vabbè, sì, spiegaci tutto, così poi ci dividiamo nelle stanze e prendiamo. Sì, sì, vi spiego tutto, infatti. Ora vi lascio anche... Lo dobbiamo prendere, lo zaino? Sì, quello zaino lo dovete proprio indossare, sì, quello vi servirà per... Ehi. Dai, Yoshi, ma perché devi sparare proprio te, Yoshi? Ma me lo spieghi, l'hai messa la zona PV, Yoshi? Sto scappando, sì, sto scappando, Karim, dove vai? Ragazzi, decidete chi avrà la clamp, perché così potete bloccare la macchina. Secondo me non sarà necessario, però se volete stare più tranquilli, avete anche questa. Bene, eccone un'altra. Decidete, ragazzi, lì c'è il pane, c'è da mangiare. Guardate bene, c'è una cosa a testa, c'è una razione di MRE, c'è una bottigliettina d'acqua. Le armi ce ne sono a bizzeffe, ma sono abbastanza lì, non né troppe né poche. Prova. Pino, perdonami, dove metteremo noi i cappelli? Ora ve lo dico, appena arrivate su... Ma cosa c'è di glitchato, Grey? Di buono. Appena arrivate su... sul tetto dove vi abbiamo tippato anche prima. Ora ve lo faccio vedere. Non vi mischiate con i player bianchi, sono delle brutte persone. Sì, Yoshi parla una lingua conosciuta solo a lui, esatto. Ragazzi,
Per depositare i cappelli basta che salite le scale e arrivate fino a questo punto. I cappelli dove vanno consegnati? Nel rifugio? No, arrivate a questo punto. Cioè Yoshi che vi aspetta in questa specie di salottino, glielo droppate per terra, lui lo fa sparire e segniamo il punto. Va bene? Uno. Vai raga, trovate ste merde, stanno in tutta la città raga, girate ogni angolo, stanno in giro eppure incastrati nelle case, trovateli. Hanno trovato il primo, i verdi hanno trovato il primo, vediamo cosa fanno ora. Devono andare subito a depositare il cappello, vedete pesa molto, quindi Robby è lento. Cosa faranno? Lasceranno andare Robby con la macchina o lo accompagneranno? Lo vedremo subito. Loro si sono già fermati qua. Avranno visto qualcosa? Chi lo sa. Attenzione, hanno trovato una donna con la katana. Aia, attenzione, qui la cosa si fa interessante ora che hanno la katana. Niente cappelli per la squadra blu ancora, niente cappelli. Qui anche loro ne hanno appena recuperato uno, attenzione. Hanno preso, vediamo se lo vanno subito a restituire o meno. Anche i rossi ne hanno recuperato uno. Bella killer, grande. Arrivano, arrivano. La squadra nera se la prende molto con calma, ragazzi. Molto con calma, sembrano a fare una quest. Non arriveranno da nessuna parte così, devono andare con più grinta. Hanno il multi-hit, se lo devono ricordare. La squadra verde sembra molto ben organizzata invece. Si sta facendo il perimetro. Ma non sono ancora andato a depositare il cappello. Penso che se la rischino lo tengano addosso uno, almeno. E vediamo, vediamo un po'. Intanto la squadra rossa sta andando a depositare il primo cappello, probabilmente. Poi voglio la conferma da Yoshi in vocale. Sei in vocale come Yoshi, vero? Yes, stanno entrando. Tanto la squadra bianca si sta facendo valere qui in questo corridoio, ma ne avrà visto qualcuno, li sta solo ammazzando. Beh ragazzi, c'è da ammazzarli tutti e poi cercarli ovunque. Questo è il consiglio che do. Ammazzateli tutti e poi cercateli ovunque. Gli zombie sono anche chiusi nelle case e senza martello a demolizione i giocatori non riusciranno a tirarli fuori. Si sono imbottigliati, la squadra nera si è imbottigliata in un bosco, non è nel centro città. Sta continuando a uccidere ma non ha ancora trovato un cappello. Vergogna. Attenzione. In difficoltà. Attento Teo. Attento dietro Teo. Scappa. Qui c'è la squadra bianca che sta facendo una bella strage. Ricordiamoci che intanto i giocatori stanno skillando le abilità di combattimento come non mai. Destrezza, forza, combattimento. Due rossi? Due rossi. Intanto vediamo come se la cavano gli altri. I neri si stanno sbloccando un pochettino. Bene. Ci sono i blu che si stanno imbottigliando. Ma i blu che cazzo fanno? Si sono messi a fightà e basta. Cioè non stanno cercando. Vai ragazzi, vai. Vediamo se vedranno i blu. Cosa hanno accanto a loro? Vediamo se lo vedono. Bellissimo ragazzi, madonna come vorrei giocare anche io. Cioè il fatto è che ci vuole un minuto per raccogliere quel cappello perché è pesantissimo, capito? Non lo possono fare immediatamente e devono subito restituirlo perché andare in giro con 25 kg è troppo. Non possono fightare e fare cose del genere. Non riescono a salire in macchina, è blu. Hanno morso Guido. I posti. Hanno morso Guido, hanno morso Guido. Attenzione, arriveranno alla fine. Ma chi muore rientra poi, no? No. Ok, i blu hanno preso un altro. Vediamo se lo riportano. No, ancora non è andato nessuno a portare il cappello. Iverson è da solo. Ma guarda che la tattica migliore sarebbe dividersi. Perché comunque col multi-hit se c'hai un'arma buona... Con gli zombie come sono ora, spacchi tutto. Guido è stato atterrato. Ciao ciao. Sta arrivando Pietro. Soldi è stato atterrato, scusa. Che senso Guido è stato atterrato? È a terra, morto. Allora siamo bianchi 1, rossi 4 e verdi 4. No, rossi 5. Ah, rossi 5, vedo la nota. Grazie. C'è un altro rosso, io ci sto. Rossi 6. Marx Spagna.
bianche. Un altro i bianchi? Un altro i bianchi? Sì, basta. Oh, maledetti. No, era la nostra zona qui. Scelgono tutti di rimanere col cappello in testa, ragazzi, ma di essere molto più lenti. Stile è la cosa più importante. E non stanno nemmeno nel cofano, che li ho appuratamente rotto, ragazzi. Il cofano ha 0 di capienza e i sedili portano 20, quindi loro sono costretti comunque a prendere uno o due cappelli così e poi portarli subito. I bianchi hanno trovato un altro cappello. Ok. I neri, ragazzi, ci mettono un po' di più, ma quando arrivano ne portano tanti, ne hanno altri 3 addosso ora. Bella, Johnny. E che cos'è? La scoteca, la scoteca. Attenzione, ne arriva un quarto, ragazzi. Sorpassone per i neri fra poco, 5 con quella a terra, minchia. Boh, guarda quanti ce n'hanno. 1, 2, 3, 4, 5 in testa. Boh, ragazzi, i neri ora arrivano, fanno il in cerca di grande scopo. Poi mi dice com'è andata. Rossi più 3. Ce la faranno a tornare in casa ora con tutti questi zombie, ragazzi? Sono belli affaticati loro, eh? Guardate come se la prendono con gli zombie. Rip, è tornato Zomboid. Sei morto come uno scemo, Sco? Dio buono, cazzo. I neri col bottino più grande della serata, sì, incredibile. Grazie. Uno, due, tre, sei, quattro, cinque, sei, sette neri più 7. Mamma mia, che maledetto Piero ha trovato subito la katana. Leggi la chat fino. È bello vedere cosa succede se trovano. Dovevano esserci anche 5 persone in più, comunque sarebbe stato anche molto più veloce. Credo. Oh cazzo. Beh, tutto fa pensare che qui ce ne sia un altro. Ma non per forza, a volte li si mettono dei trabocchetti. Loro stanno a fightare e perdono tempo. E infatti in questo caso è così, forse. Se lo capiscono se ne vanno. Ma si sbagliavano. Di piombo ne colpisca 2 insieme comunque, cioè. Da che lo schiacciano lo fanno ammazza. Oh, dove sono finiti? Forse hanno semplicemente rotto i tronchi in cui dentro i quali l'avevo chiusi. Io, ragazzi, ho chiuso 10, 20 o 40 zombie dentro dei tronchi, in maniera che dopo un po' esplodano e appaiano altri zombie. Devono scendere, dividersi e entrare in tutte le case. Solo così. Metà, ragazzi, erano fuori, l'altra metà sono chiusi dentro le case. Quindi è un bel... cioè, potrebbe cambiare parecchio la situazione. Oh, attenzione Piero. Piero restituisce il cappello e resetta il timer. Allora, bianchi più 1 sono in vantaggio. Bianchi passano a 12, sono in vantaggio. Ma in realtà era 36, vai, non era finito, però. No, vaffanculo che... Stavo per mandare il messaggio, quindi va bene così. È stato scenico. Molto scenico, sì, sembrava tipo un film. Ma è 36, è vero? Sì, ora sono 36. Sì, perché così non dobbiamo inventarci cose per fare lo spareggio. Sì, bravo, fatto. Rossi sono a 11, i verdi sono a 8, i bianchi sono a 11, i blu sono a 8, i neri sono a 11. Ragazzi, direi che è stato un momento abbastanza equilibrato. 3 minuti restanti. Guardate come cerca Arco, guardatelo. Niente Arco, dispiace. Ok ragazzi, 1 e 40. Quindi siamo arrivati. Vai Yoshi, fallo. Ok, non aprite più la porta che la blocco se riesco.
cazzo ti piazza ti pi... Ehi, ehi, che c'è, ah, che c'è, ah, shh, zitti, cazzo, zitti, cazzo. Ehi. No, ma no, no, no. Scavalcate, dai. Fuggite, fuggite. Dai, raga, porco malo. Tutti liberi. Raga. Oi. Bella ragazzi. Bella. Salve ragazzi. Ora se ne state fermi vivi. Vi arriva una scarica di fucilate da dallo spiffo. Cioè, quanti ne hanno presi Bianco? Adesso vi leggo la classifica che ha stolato Yoshi. Oh, aggiornata anche all'ultimo. Ma Yoshi, Yoshi, Yoshi. Comunque sì, sì, era voluta la trappola morte nelle stanze con 70.000 zombie. Sempre, tutte erano così, certo. Alcuni dovevano uscire per la strada, altri magari non ce l'hanno fatta e sono rimasti lì. Che sono morte stai, ragazzi. Gatto dice che siamo stati in corsa fino all'ultimo minuto. Sì, assolutamente sì, è stata molto combattuta. Alla fine, ragazzi, i rossi hanno totalizzati 11, i verdi 8, i bianchi 12. I blu 8 e i neri 1. E guardate, la metà erano rinchiusi nei secondi piani o nei primi piani delle case. Quelli non li avete trovati. Qualcuno sì, ma altri no. Quindi hanno vinto Arco, Piero, Sco e Watson, va bene? Wow. Mannaggia Piero, incredibile. Vinto. Mi muto un secondo, ragazzi, una vergogna. Piero è escluso dalle prossime competizioni. Grazie, grazie. Con la katana, dove l'hai trovata la katana, Piero? Dove l'hai trovata? Su un cazzo di zoppo. Accidenti a te, su un cazzo di cazzo. Va bene. Va bene, amici di Twitch. Allora ci siamo, io spero di avervi divertito. Sicuramente i giocatori si sono divertiti di più. E niente, direi che dopo queste quasi 9 ore di live io potrei abbandonarvi a questo punto. E dopo dico a tutti i giocatori, insomma, li diamo i soldi che li devono, li ritippiamo a casa. Dopo li carichiamo direttamente sul conto, $1000 a testa, e si fa prima, così si evitano casini strani. E invece non li sta dando niente a nessuno. No, si fa prima così, abbiamo convenuto piano piano facendo gli eventi che si fa prima a fa così. Bella ragazzi. Bella Nico, grazie del supporto. Eccolo. Grande Vlapa. Bravo. Ragazzi. Ciao Edo. Ora vi faccio entrare tutti, ricambio un po' le cose e poi vi faccio entrare. Tolgo la password. Bella Miki, grazie ragazzi di essere rimasti e noi ci rivediamo non domani, ma domenica probabilmente.